tanti palloncini o angioplastiche, tanti stent medicati, non medicati, oggi addirittura stent riassorbibili. Come si fa ad orientarsi nel modo migliore? Il professor Attilio Maseri, che è presidente della Fondazione per il tuo cuore. Allora, come mai tantissimi di queste angioplastiche stent? Che importanza hanno? Beh, hanno importanza perché in media fanno ottenere dei risultati migliori, più duraturi. Negli anni Ottanta si è incominciato questa idea inimmaginabile che qualcuno ha avuto il coraggio di prendere, di avere un palloncino, gonfiarlo dove c'è la stenosi che ostruisce il vaso e ridargli il lume. E con grande sorpresa di tutti, nel 60% dei casi il lume restava aperto e non succedeva niente di male. Però nel 40% dei casi si ristringeva. E allora si è pensato addirittura a degli stent. Esatto. Cosa sono? Allora, si è pensato che dove si è riusciti a riaprire il lume, metterci uno stent metallico che facesse come da supporto alla parete, in modo da la parete non ritornasse a chiudere, e questi stent hanno ridotto l'incidenza delle riostruzioni. Lo stesso è successo con una nuova generazione di stent. Ecco, la domanda fondamentale: come fa un cardiologo a distinguere se una persona ha bisogno solo dell'angioplastica o anche di uno stent magari medicato? E uno, quando ne ha viste tante, dice: qui mi sento più tranquillo mettendo uno stent. Questa esperienza personale viene collettivizzata in degli studi, in delle linee guida che dicono che per certi tipi di lesione è un po' meglio lo stent medicato di quello non medicato, e siamo fermi lì per ora.